mia mamma è morta che io avevo un anno, perciò mio padre non sapeva come fare. Con 8 figli, lui da solo, ha parlato con padre Marella e ha chiesto se poteva prendere qualche bambino. Io avevo 5 anni, mio fratello ne aveva 8 e siamo venuti qua. Io sono rimasto impressionato. Questa persona vestita di nero, con questa barba bianca. Dopo, piano piano, ci siamo affezionati. Io l'ho sempre considerato mio padre. Ci ha insegnato tantissime cose. Prima cosa la religione. Ci mandava a scuola, ci insegnava un lavoro, come si sta al mondo, in poche parole. Ci capiva tutti. Lui ci conosceva tutti per nome. Tutte le volte che vengo qua mi metto lì a sedere e ci parlo, che mi aiuti a tirare un po' avanti, che aiuti l'opera. La vera sfida che noi raccogliamo è quella di non tradire il messaggio e l'insegnamento del nostro fondatore. Non ci sono più l'orda di ragazzini che appena arrivava il padre correvano appunto per avere una carezza o una caramella. Oggi ci sono persone che sono i nuovi poveri, persone che hanno perso i punti di riferimento, che sono cadute e ricaduti, ma che cercano di trovare, bussando alla porta dell'Opera Marella, un luogo sicuro dove riprendere il loro cammino. Ci troviamo dove tutto ha avuto inizio. Siamo tra Via della Fiera e Via Piana, dove padre Marella fondò la sua prima città dei ragazzi, in un quartiere circondato da baracche. Questa casupola inizialmente ospitava una piccola baracca della Nettezza Urbana. Padre Marella ruba da qualche parte in una chiesa una vecchia bifora, la pone su questa casupola e comincia a celebrare qui ogni mattina la messa per i più poveri, offrendo lui qualcosa, del cibo, dei soldi per poter andare avanti e soprattutto istruzione e formazione per i bimbi che altrimenti non avrebbero avuto quelle opportunità. Abbiamo cercato di partire da questo luogo, ricostruirlo e farne un luogo della memoria sia per l'opera del nostro fondatore padre Marella ma anche per la città di Bologna. Vogliamo che le persone che entrano all'interno di questo luogo possano fare un'esperienza con i suoi insegnamenti, con quello che lui intimamente era. Per questo motivo abbiamo dato voce ai testimoni, ma abbiamo anche dato voce a padre Marella stesso, ricostruendo la sua stanza, le sue parole, la sua voce, lasciando fare un'esperienza molto immersiva e molto diretta. Ogni oggetto ci parla di qualcosa, le schede elettorali. Padre Marella aveva fondato la città dei ragazzi sull'autogoverno e quindi, come in ogni governo, c'erano le elezioni. Uno dei suoi alunni fu Indro Montanelli. Abbiamo il suo famoso cappello. Grazie al cappello di padre Marella la città dei ragazzi fu fondata, 8.000 bambini furono accolti e quello è un simbolo non solo di padre Marella, ma dell'angolo di padre Marella in centro, dove ogni giorno il miracolo del riempimento di quel cappello si compie per portare avanti le sue attività caritative. Vogliamo che questo luogo racconti non solo il beato Marella, ma anche Olinto Marella, che era un uomo, era un professore, era un intellettuale, una persona che nel tormento ha trovato il più grande compimento della sua vita, che è la carità, la fede e la speranza.